posso dare un consiglio? Buttate via la vostra pizza! Se l'ha fatta questo topo! Chuck and Cheese! Mamma mia! Il topo animatronico che fa le pizze! Allora, per chi non lo sapesse, Chuck and Cheese è una famosa catena di pizzeria dove ci sono gli animatronici! E Five Nights at Freddy's. E voi ragazzi, vorreste andare in questa pizzeria fantastica? Scrivetelo sotto nei commenti. E mi raccomando, lasciate un sacco di pollice in su, staccatevi tutti, iscrivetevi al canale e prendete una pietra dal destino da lanciare contro sti animatronics. Chuck and Cheese, mamma mia, gli animatronici, quanto tempo! Allora, cerchiamo i video più paurosi su Chuck and Cheese. Vabbè, quanti? Ok, Chuck and Cheese. Ma che cos'è sto coso? Ma quanto è inquietante questa copertina! Va bene, io direi già di iniziare con il primo video di Chuck and Cheese, ovvero questo! Vai! Che bello! Insieme ai giochi! Sì, ma è inquietantissimo sto personaggio di Chuck and Cheese, eh! Wow, ho vinto tanti ticket! Ora mi posso prendere il pupazzo di Chuck and Cheese! Cos'è che dice? Hold on, guys. Pandora's on his dinner break. He'll be back in an hour. Praticamente si sta prendendo una pausa. E per ora, quindi, noi vanno a giocare insieme. Sorry, kid. È ora di andare a cena. I panda devono mangiare. Ma in che senso i panda devono mangiare? Kid, pizza's here. Ragazzi, la pizza è arrivata! Ok, no, form a line! Oh, wow, mamma mia! Oh, ma che cattivo il tizio! Calmino, c'è il compleanno del ragazzino, ok, che gli darei quattro schiaffi, però... La violenza vai! Ok, questo bambino mi sa che non vuole... No, gli ha rubato le chiavi! Mamma mia, ma è un genio, come ha fatto? No, non fare iniziare la musica... Senza il permesso degli altri, perché sennò poi... Oh mamma mia. Oh no. No! L'acceso! Signore e signori, unite le mani e salutate! Ma io non andrei mai in un posto del genere. Ciao, sono Dory Panda. Perché è il panda che si chiama Dory? Come ti chiami? Io mi chiamo Aiden. È un bel nome. Vuoi che metta su uno spettacolo per te? Ok, e io avrei molta paura, seriamente. Ma chi guarda? Sure. Okay. Great. Ok, fantastico. No, devi venire ad abbracciarmi. Non essere timido, abbracciami. No. Non abbracciarlo. Non è un panda. Guarda come scodinzola. Guarda come scodinzola. Scodinzola anche. Se lo vuole mangiare. Ok, va bene. Ora lasciami via. Hey, io te l'ho detto, bambino lurido. Oh no, ragazzi. Ragazzi. Ce lo sta mangiando. Tra l'altro
dietro le urla di un bambino a 2 centimetri di distanza, nessuno se ne accorge. Ok, mister! Ti vedo fortissimo! Don't drop that. Oh, la bambina se ne è accorta delle urla! Aiuto! Oh, mamma mia, santissima! Bambina, aiutalo! Che cosa fai? Avete visto Aiden? Oh no! Vai! Vai, mister! Oh, vai, mister! Usala! Oh no! Se l'è mangiato! Guarda, è sazio! Oh! Porca zan! Ma stai scherzando? Io non ci voglio andare a Chuck E. Cheese! Bellissimo! Sì! L'abbraccio! Io voglio vedere i veri animatronici, le vere persone che ci vanno! Cosa fanno questi animatronici? Quindi andiamo su TikTok e vediamoli! Chuck E. Cheese! Vediamo cosa succede! Lui è vivo? In che senso lui è vivo? Guarda nel corridoio. Mamma mia, che paura. Comunque è bellissimo. C'è la pizzeria più bella, tipo quella di Five Nights at Freddy's. Ho visto qualcuno. Aveva la faccia di un topo. Corridoio più Chuck uguale terrore. Avanti. Io non danzerò mai per nessuno. Ma perché quello là guarda con uno così e l'altro no? Che cosa sta succedendo in questo coso? The Robot! Ma che diavolo? Prossimo! No! Questo è un animatronic di Chuck E. Cheese abbandonato. I mean, we already know how creepy Chuck E. Cheese can be, but this is probably the creepiest one I've seen. And apparently there are so many other ones that exist. Look at this one. Ma ragazzi, ma guardate che... Mamma mia! Ma come fanno i bambini a piacergli questa cosa? Negli anni 70! Guardate che brutto! Prossimo! Daisy, Daisy, give me your answer, sto tizio si è comprato un Chuck E. Cheese e l'ha messo a casa sua. Ma che cos'ha la gente in testa? Non lo so. Ci vuole fare del male. È come se qualcuno si andasse a comprare la bambola di Anna per la mettesse in casa. Scary, you guys. All right, let's get a close up look at this. Wow. Look. No! So the prossimo day, I Chuck E. Cheese and it was questo è empty. Chuck E. Cheese, ma è literally fatto benissimo, cioè mi piace un sacco. E questi creepy sono gli animatronics che sono molto horror. They were, I don't know about you guys, but I'm getting some Five Nights at Freddy's vibes from these things. Esatto, se si accendessero mi verrebbe un infarto all'istante. Prossimo! 3, 2, 1. L'abbracciato. L'ha attaccato. Cioè, ma pure tu, se gli metti la mano è normale che ti rimane incastrata. Ma dai! Livello recitazione. Topolino che dice di non essere il più forte. Guarda! Ma guarda! Questo è stato il corso dell'87. In pochi capiranno. In pochi. Prossimo. Ah! Devi salvarla! Devi salvarla! Aiutala! Chi? Sblocca la ventola. Ah, perché c'erano pure le ventole di sotto. Stai dicendo vero? Domani. Domani cosa? Ma davvero ci sono le ventole? Ma ragazzi, è proprio Five Nights at Freddy's. Non è possibile. E invece sì. Prossimo. Nessuno dovrebbe andare al Chuck E. Cheese. Al Chuck E. Cheese. Ma dai, era così reale. Prossimo. Heading to your 8th birthday at Chuck E. Tu sei nel tuo 8° compleanno e vai al Chuck E. Cheese. And all the animatronics are watching you. Tutti gli animatronics ti guardano. Duh.
so scary look at her eyes. I feel like they can see. Ma ragazzi, ma che problemi hanno gli occhi sti animatronics? Siamo nel 2021, che ci vuole a sincronizzare degli occhi? Prossimo! No! Con la canzone! Sì! Guardate i bambini che si avvicinano per abbracciarlo! A me verrebbe paura. Quando sono saliti i bambini io, vai, attacca! Prossimo! Che fego! Bello! È stato spaventoso! Cosa? Tornarsene a casa. Va bene, vediamo questo. Chuck E. Cheese del 1977. Vai. Cioè, i bambini gli piaceva sta cosa. All right, but ma points, i bambini teoricamente si dovrebbero divertire. Che è sto schifo? Wow, questa sarebbe la pizza. A me sinceramente farebbe schifo. La vera pizza è a Napoli. Yeah. Ok ragazzi, devo dire che questo video sui animatronici di Chuck E. Cheese lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, c'è un sacco di pollice in su. Mi raccomando, prendete un sasso, una pietra del destino e mettetela nella saccoccia. E noi ci vediamo a un prossimo video. E... ciao!